Ragazzuoli, prima di iniziare il video vi invito a cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Grazie e buona visione. Bella ragazzi, prima di iniziare il video ditemi se volete sapere come costruire queste bellissime cose. Sono anche molto resistenti, sono molto facili da fare e non costano praticamente niente. Quindi se volete sapere come costruirli fatemelo sapere nei commenti, perché sarò lieto di farvi vedere come si fa. Wow! E bentornati in questo nuovissimo video, sono Crisio177, bentornati in questo nuovissimo tutorial. Oggi siamo qui su Minecraft Console Edition con un nuovissimo glitch, perché noi dobbiamo sempre glitchare tutto, non possiamo stare sotto le regole della Mojang, dobbiamo glitchare tutte le cose che ci costruiscono. Benissimo, detto questo vi invito a lasciare un bel mi piace, spolliciare per un altro tutorial, un altro glitch, un'altra cosa. Stiamo per iniziare una nuovissima serie dove verrete coinvolti anche voi. Faremo una mega CTM oppure una survival. Adesso vediamo, votate magari qua sopra se volete una CTM, una skyblock, quello che volete. E io poi deciderò. Spolliciate ragazzi e passate su Instagram che trovate in descrizione. Vi lascerò anche il nickname, comparirà qui. Perché? Perché Instagram? Perché Instagram? Perché chiunque mi lascerà l'ultima notifica appunto mentre io sto registrando. Quindi schiacciate sempre mi piace, mettete sempre tutti i like, tutte le cose. Lo saluterò nel video, quindi l'ultima notifica che avrò sul momento verrà appunto salutata nel video. Passate anche su Telegram che trovate in descrizione naturalmente. E procediamo con il video. Avete messo mi piace? Guardate che se non mettete mi piace vi lancio il piccone di pietra. No, è di legno, fail. Mamma mia. Ok, allora, primo step per questo glitch. È un glitch per uscire dalla nuova lobby di Minecraft, che ormai abbiamo capito che è la lobby più glitchata dei secoli del mondo. Benissimo, non c'entra niente con il vecchio glitch, però appunto è molto molto più sfigo. Più figo, è molto più figo. Credo sia anche un pelino più difficile in realtà. Allora, prendete, primo step, vincere una qualsiasi partita e avere un po' di tempo a disposizione. Poi dovete prendere le elytra che ci serviranno come mezzo per glitchare tutto. Una volta prese le elytra, per questo ci servirà vincere, perché come ben sapete, le elytra si potranno prendere una volta vinto un match. Una volta fatto ciò, vi lanciate semplicemente dall'altra parte della mappa, andando in questa zona qui. Benissimo, niente di più facile. Entrate all'interno della casa e vi dirigete verso la zona dove c'è il secchiello, che in questo caso non ci servirà a niente, però ricordatevi dove c'è il secchiello d'acqua. Una volta fatto ciò ragazzi, finalmente andremo ad utilizzare questa uscita qui, che non ci serve mai a niente, però abbiamo trovato un utilizzo. Vi posizionate qui, premete R3, quindi Shift, e andate lungo il cornicione. Una volta fatto ciò vi levate le elytra e le mettete nell'inventario tenendole in mano, mi raccomando. Questo perché? Perché semplicemente per chi è più nabbo, diciamo, anche io sono una boerica, non sto dicendo niente. Quando salta attivo le elytra e sballo tutto. Quindi io vi consiglio di toglierle. Fate una bella rincorsa togliendo R3 e vi lanciate sopra il tronco che trovate qui. Una volta fatto ciò avanzate semplicemente andando avanti su questa viuzza finché non raggiungete questo bel tetto. Una volta raggiunto il tetto ragazzi, ora dovremo glitchare il gioco. Quindi indossiamo le elytra. Come ben sapete, guardate un po', schiacciando tre volte il tasto, vedete che si attivano le elytra schiacciando tre volte X rapidamente. Benissimo, andremo proprio a fare questo. Ci mettiamo in lontananza andando qua sulla destra, schiacciamo tre volte X, finché andando avanti non ci bagliamo all'interno, eccolo qua, all'interno del mattone. Lasciate un like ragazzi perché adesso arriva il bello. Una volta fatto ciò, basta semplicemente andare avanti e buttarsi di sotto. Ma non è ancora finita, perché dovremo seguire il sentiero luminoso fino a quando non riusciremo a scendere, 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 scendere. Perfetto, una volta che siete scesi abbastanza, qui volendo potreste già buttarvi di sotto, però non sarebbe bello, no? Perché basta che fate tre volte X anche qui e vi buttate di sotto. Ma io vi consiglio un altro metodo. Scendete e andate avanti verso la glowstone, quindi seguite la glowstone e raggiungete questa zona qui con le liane che vedete qua in fondo. Una volta raggiunta questa zona ragazzi, salite sopra le liane, sembrano state messe quasi apposta per fare questo glitch ragazzi. Salite qui, andate qua in questa zona e avanzate molto tranquillamente e vedete un pochino che siete usciti dal mondo senza nessun problema, senza nessun tipo di problema. Siamo usciti dal mondo ragazzi, quindi vi invito a lasciare un bel like, spolliciate, aggiungete questo video alle vostre playlist preferite e condividetelo con tutti i vostri amici. Perché appunto ragazzi, prima che patchino questa cosa, quindi fatelo vedere un po' a tutti i vostri amici, fateli vedere come uscire dal mondo, così potete divertirvi. Anche perché diciamo che se vi mettete d'accordo con i vostri amici sarà più facile completare questo glitch.
Naturalmente in single player avete molto più tempo, però se vi date una mano l'un l'altro ce la potete fare tranquillamente. Vedete, siamo proprio usciti, ci stiamo facendo il giro turistico del mondo. Molto 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 fiero. Naturalmente ragazzi, da qui potrete anche fare questa cosa bella, quindi uscire completamente dal mondo, proprio andarvene via 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 e volare, volare finché non mi rompete le palle e fate iniziare la partita. Comunque ragazzuoli, eccoci qua, ecco la mappa, ecco il mondo, guardate che figata, tanta 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 roba. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, un iscrivetevi se non l'avete fatto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, un bel commentino e passate su Instagram, Telegram e Facebook che trovate in descrizione, e noi ci becchiamo nel prossimo video. Wow!